Molti clienti si rivolgono a me perché hanno un cane agitato e non sanno assolutamente come calmarlo. È assolutamente normale come richiesta, lanciamo la sigla e ti spiego come fare. Ciao, sono Marzio Sala, fondatore di Affinity Dog. Da oltre 20 anni svolgo la professione di istruttore cinofilo e il mio compito è quello di aiutare le persone a migliorare la relazione con il proprio cane e soprattutto a formare nuovi educatori cinofili. Se stai guardando questo video è perché anche tu hai un cane agitato che è sempre nervoso e non sai come calmare. Intanto voglio tranquillizzarti sul fatto che un cane agitato non è detto che abbia problemi di comportamento. Però dobbiamo fare un ragionamento, cioè capire le cause per le quali è normale che un cane sia sempre agitato. Voglio guidarti nel processo di consapevolezza del fatto che tu hai o non hai un cane nervoso mediante delle domande. La prima domanda che ti voglio fare è: quanti mesi o anni ha il tuo cane? È ovvio che l'età influisca sullo stato di calma e di concentrazione del tuo cane. Ovviamente l'età e l'esperienza vanno a influire sulla capacità di calma e di recupero della tranquillità. Domanda numero 2: che razza è il tuo cane? Eh sì, caro mio, perché le razze purtroppo hanno dei pregi e dei difetti se le inseriamo all'interno del contesto urbano. Ci sono razze predisposte ad un temperamento più alto e quindi a essere più veloci e più reattivi, ed altre razze ad avere un temperamento più tranquillo e quindi ad essere più calmi naturalmente. Ti faccio un esempio: un Malin, un pastore belga Malinois, è un cane molto nevrile e molto eccitabile. Un pastore del Caucaso, anche a causa della mole, è un cane un po' più tranquillo. 3. Razionalizza il concetto di calma. Cosa vuol dire per te la calma? Un cane calmo è un cane che sta sempre fermo, è un cane che dorme sempre, oppure è un cane che è capace di capire quando essere agitato oppure no a seconda della situazione che sta vivendo? Farti questa domanda e soprattutto darti una risposta ti aiuterà a capire veramente che cos'è la calma e che cosa vuol dire recuperare uno stato di tranquillità nel giro di poco tempo. Domanda numero 4: come giochi con il cane? Devi sapere che ci sono giochi che hanno la facoltà di eccitare il cane ed altri di calmarlo. Per esempio, un gioco con il tira e molla è chiaro che porti il cane a salire con l'eccitazione, mentre un gioco fatto, per esempio, di attivazione mentale porta il cane a tranquillizzarsi e favorisce la concentrazione. Se sei riuscito a rispondere alle domande che abbiamo fatto prima, ti sarai accorto che avere un cane eccitabile o facilmente eccitabile non per forza corrisponde ad avere un cane con problemi di comportamento. Voglio darti però 5 consigli utili per arrivare a calmare il tuo cane in tempi brevi. 1. Abitua il tuo cane a sedersi, perché infatti il comando di seduto porta il cane a stare tranquillo di fronte a eventi che sono facilmente portatori di eccitazione. 2. Che tipo di passeggiate fai con il tuo cane? Quando vai in passeggiata, non limitarti sempre a camminare, ad aspettare e fare. Prova a indurre le situazioni di calma, magari arrivando su una panchina, sederti, leggere il giornale ed aspettare che il tuo cane si sdrai tranquillamente. Questo esercizio porta il cane ad abituarsi anche ai tuoi tempi e quindi a calmarsi. 3. Porta fuori il tuo cane spesso. Un cane che sta spesso in casa, è normale che quando esca si ecciti facilmente. Arrivare a portare fuori spesso il cane lo aiuta comunque a tranquillizzarsi anche nel primo momento dell'uscita. Punto numero 4: non lasciare sempre il cane in giardino. Il giardino è un alibi. Il cane, anche se ha a disposizione un grande spazio, ha la necessità di uscire per poter interagire con l'ambiente, perché interagire con l'ambiente porta il cane ad avere autostima di sé e quindi anche a sapersi autocontrollare. 5. Che giochi fai con il tuo cane? È chiaro che giocare sempre al tira e molla o alla pallina porta al cane ad eccitarsi facilmente. Fai anche dei giochi di attivazione mentale o di piccola ricerca in modo da favorire la concentrazione del tuo cane e soprattutto segui gli istinti del tuo cane in modo da trovare il gioco adatto a lui. Spero che questo video possa esserti stato utile e fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella e iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere aggiornato sui nostri contenuti che usciranno il sabato. Visita inoltre il nostro sito www.affinitydog.it per rimanere aggiornato sui nostri corsi e sui nostri corsi professionali per diventare educatore cinofilo. Seguici inoltre sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazionecinofila e sul nostro profilo Instagram affinitydog.educazionecinofila.